ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。こんにちは、カリチャポニシー、benvenuti voi qui nel canale. Sono sempre il vostro Giappo Gamer. Benvenuti oggi qui su Atelier Raiza 2 per continuare questo episodio. Grazie alla Cocmia Games che mi ha regalato il codice per portarlo sul canale e per continuare questa avventura, insomma, in questo secondo capitolo veramente molto interessante. E allora siamo giunti esattamente alla visione numero 40. Chissà cosa accadrà quest'oggi alla bellissima Raiza. Comunque sia, come sempre mi consiglio quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi. Questo è un nuovo appuntamento di Atelier Raiza 2. Ok, cari giappo amici, gli amanti dei videogiochi giapponesi, eccoci qua quest'oggi su Atelier Raiza 2 per un nuovo episodio. Allora vediamo un po' qua, ragazzi. C'è una marea di roba da fare. Ah, check, vediamo un po', cerchiamo qua. Ci sono una marea di ingredienti. Qua abbiamo pure già anche tutta la parte oggettistica, cavolo. Qualità 78. Ah, pure Yamanai livello 12. Cazzarola. Pure gli anelli, lascia. Bugnet. Ma il bugnet... Vediamo un po', cazzarola, e... Vai, vediamo un po', la story. Allora, Emerald Band, cambi qui... In the main menu. Ah, ok, a proposito, Vabbè, equipaggiamolo, vediamo un po' Emerald Band. Cazzarola, qua... No, buoni tutti, abbiamo fatto Emerald Band. Ce l'abbiamo... Eccolo qua, Emerald Band. Ok, allora vediamo un po'. Expand, submenu, discard all, conferma. Ah, si può anche espandere. Guarda che figata, ok. Ma e contract. Ok, table of contents. Add to favorites, submenu. Ci abbiamo pure i drum and stuff, ma perché caspita motivo non si può mettere qua? Non si può equipaggiare. Allora, a parte qua dobbiamo mettere questo qua. Oh, eccolo qua, Adventure Tools. Adventure Tools, Blue Crystal Connection. No, conferma. Allora, qua non si può mettere niente. Cazzarola, qua invece airdrop. No, ma mi sa che ce l'abbiamo. Cioè, fa parte dei tools, sì, dell'avventura, quindi possiamo anche non utilizzarlo. Vediamo un po' qua come siamo messi. Zero, Claudio. Claudio non c'ha niente, cavolo. Allora, gli da mame. Le bombette castagnole. E direi basta così. Vabbè. Allora, non siamo messi tanto male. Vediamo un po'. Deve essere equipaggiato in tools, in the main menu. In tools. No, qua abbiamo un po'. Vediamo un po' Tao come sta messo. No, nemmeno qua. Vediamo un po' Patricia.
Ma dovrebbe essere items, gathering tools. Ma sì, c'è, dai. Allora, vediamo un po'. Emerald Band, ok. E dove tocca andare qua? We found a place where we should be able to use Emerald Band. E fa un po' paura, cioè dove abbiamo trovato un luogo dove utilizzare Emerald Band, fa un po' paura. Ma non posso aspettare, dobbiamo tentare. Ok, allora tentiamo. Dokoni? Dov'è che era? Qua? Forgotten Ruins. Dove caspita era, cavolo? Ma io li proverei qua. Forgotten Ruins. Potrebbe essere pericoloso. Vabbè, comunque insomma, abbiamo anche livellato. Ecco. Qualche tesoro. Vabbè, proviamo qualche tesoro. Perché qua io non so, abbiamo esplorato il 7%. Ok. Mamma mia, c'è un effetto rimbombo incredibile proprio. Vabbè, qua ci sono i puni. Ok, qua ragnatela. Prendiamo. Ok, ci sono i caproni. Però non so perché solo il 7% abbiamo esplorato. Poi c'è sta nebbia. Ora direi di esplorare un po' di più. Corre significa questo qui. No, caprone sta buono. Allora, qua ci sono le fatine. Sì, fatina. Ok. Parliamo. Without him, the compass. Senza lui col compasso non si muove. Per scoprire la grande verità hai bisogno di un maestro. Un maestro dell'arte trascendentale. E che caspita. Ci vuole Dio qua. Cazzarola. Ecco perché qua abbiamo aprire questo portale qua. Cazzarola. E vabbè, non credo che di qua trovare, a parte le fatine. Ma è tutto bloccato. Là c'è la fatina che si fa i cavoli suoi. Questa la prendiamo. Ok, questo può essere utile. Dice Raid. Vabbè, in realtà è tutto utile. Oddio, questo è utile. Prendiamo pure qua, va. Vediamo un po' poi se ci attacca la fatina. Combatteremo. Va bene, ok. Quindi qua ci vuole qualcuno di trascendentale. E allora rimarrà al 7% finché non sbloccheremo quel portale. Fondamentalmente vediamo un po' forse di qua. Andiamo a esplorare di qua. Memorial Garden. Vediamo un po' se magari si è sbloccato qualcosa da questa parte. Ecco, il memoriale delle catacombe che già porta una sfiga di suo. Nandaro Core. Che caspita, ne so che caspita è, non lo so. Dai, raccogliamo un po' di cicoria. Dai, di cicoria. Ok, forse qua hanno obiettivo, vediamo un po'. No, tu no. Vai, prendiamo questi cristalli qua. Questo non si può prendere, vabbè. Ce ne facciamo una ragione. Vai, Raid, raccogli qua.
No, non ci provare. Vai, vai qua con la cacca. Ah no, il nido con le uova. Ma sì. Ok, vai, svolazza, dai, bene. Ma questo nido. Con le uova c'è una bella frittatona. Sì, Dagli dei cicoria. O di rucola balsamica, non lo so. Perché mi sa che forse ci siamo. E sì, sì, due baldanzosi superati. Ok, cerchiamo qua. Ok, living armor. Ok. Forse qualche pezzo di armatura. Ok, là c'è qualcosa di cattivo, di satanico proprio. Eccola, vedi là, l'ombra nera. Non so, c'è pure appunto il logo rosso. Io non ci andrei. Qua, procediamo per di qua. Ok. Beringer Pat. E per di qua? Ma così, svolazza, grandiosa. All'Indiana Jones, vediamo un po' qua, c'è un qualcosa. Qualcos'altro. Vai, cerca qui. Ok, Kingdom of Dead. Vabbè, un regno. Regno dei morti, vabbè. Ma si prendiamo pure un po' di questa roba qua, un po' di ossa. Una cazzarola. Ci sono andato a sbattere, vabbè. Ehi, siamo in tre. Non so difenderci. Attacchiamo. No, attacchiamo normale. Becca di questo così. Parato. E vai, prendi questo. Questa è una guardia. Vai, utilizziamo. Vai con le castagnole esplosive. Vai così, Raiza. Vai Tao, vai Tao. Grandioso. Parato. E attacchiamo e fammolo fuori. Ok, bene così, vai ragazzi. Non possiamo utilizzare niente. E non attaccare. Prendi questo così. Vai ragazzi, vai che siamo 3 contro 2. Vai così, vai con le castagnole esplosive. Ok. Vai grande Tao, attacca, attacca grandioso. E pure Patrizia sta lottando alla grande. Sta combattendo Patrizia. E prendi questo così. Vai, vai, ognuno il suo. Allora vuoi progrepare, amico mio? Vai, becca di questo così. Meno 13. Grande Tao, vai così, così. 2 contro 1, Tao, grandioso. Tao sta a 22, cavolo. C'è bisogno delle damame. Ma forse gliela fa, forse gliela fa. Vai ragazzi, siamo 3 contro 1. Tao sta a 14. Vai così con le bombette. Tiè, meno 13. Vai Patrizia, coraggio, tutti quanti. Vai così. Questa bambola di roccia, non toccare Tao, mortacci tua. Vai, vai ragazzi, sì, yatta. Bene così. Bene così. Ok, ha livellato Clifford di livello 25, anche Valerio di livello 25. Anche Tao, eccolo qua. Bene così Patrizia, anche Clifford. Acrobatico. Confermiamo tutto, ok, bene.
Vai, raccogli qua. Ah no, dobbiamo andare per di qua. Uno sta di qua. Ok, allora andiamo per di qua. Ok, ok. Ci siamo quasi. Eccoci qua, arrivati. Ah, ma questa è un'armatura, cavolo. Dice, che cos'è? Se ve lo dico io, è un'armatura. E te lo dice, ma penso qualche tipo di armatura. Penso. Dice, sì, sicuro, è un'armatura, dice Patrizia. Dice, ma tu conosci queste parti? Dice, sì, prende, mi suona un po' familiare che da parte di mio padre, lui aveva un'armatura. Questa sembra un'armatura di alto livello. Dice, ma wow, ci vuoi dire di più? Ma qualcosa che serve? Dice, beh, non lo so, insomma. Dice, ma forse qualcosa che serviva ai cavalieri. Dice, ma potrebbe assomigliare a una piccola cattedrale. Quindi è un qualche guerriero religioso? Dice, sì, potrebbe essere vero. Ah, del luogo parlano, sì, il luogo può essere quasi una cattedrale, giusto? Dice, sì, potrebbe essere vero, questo luogo è veramente bello. Ok, cerchiamo qui. No, 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 no. Ok, bene, tomba dei guardiani. Ok. Ok, però... Ok, cocco di verde per le piante, bene. Direi di andare dall'altra parte, andiamo dall'altra parte. No, 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 no. Qua ci sta un luogo bello grosso, eh? Però ci dà... Ah, sì, la possibilità di scendere qua, ok. Ma poi si può scalare? Sì, si può scalare. No. Procediamo qua su. E vediamo un po'. E che è? Core, hoka no nokosarete da shinen to chigau mitai. Kono issegi no koto ga iroiro nagarekonde kara. Pensa fra sé e sé, Rise, dice, ma questo non sembra proprio un fantasma. Però posso sentire delle una sorta di informazione. Raiza, daijoubu? Dice, Raiza, tutto bene? Daijoubu? Dice, stai bene? Sembri un po' malata. Dice, sì, sì, stavo un attimo tipo riflettendo tra me e me. Stavo un attimo appunto qua qualche secondo, stavo spendendo qualche secondo. Dice, comunque penso di sapere nuove cose riguardo queste rovine. Dice, perché ci sono delle campane qui sparse
per questa zona che magari aveva una funzione importante. E penso che ci sia qualcosa di trovare qualcosa di speciale riguardo queste campane di tutto particolari. Dice, non ne sono proprio completamente sicura, però sento un qualcosa riguardo queste campane e il loro suono. Dice, ma il suono è veramente, insomma, un qualcosa tipo di particolare così, di incredibile. Ma pensi possa essere una trappola? Dice, perché comunque, insomma, qui le campane sono rotte, non ci serve nulla per farle suonare. Dice, questo è vero, ma forse dobbiamo trovare qualcosa per farlo, per fissarle. Dice, aspetta, io non penso proprio di farle suonare, sinceramente. Dice, ma io non sono, cioè, io no, io posso essere curioso, ma insomma, farle suonare non ora, insomma, potrebbe non essere una cosa positiva. Diciamo, forse hai ragione. Raiza pensa, beh, non posso aiutarlo, però desidero. Ok, aggiornato. Silent Bell added to story, ok. Eccolo qua, Silent Bell. Per quanto riguarda Raiza, poi ce n'ha due di storie. I can stop, sì, non posso pensare altro che alle campane. Infatti era qua, adesso mi ricordo l'immagine. Sì, era qua, Emerald Band, bene. Ah, già Emerald Band, vediamo un po', forse magari con l'anello. Sono abbastanza sicuro di quello possa essere, possa diciamo accadere facendo suonare le campane, ma non l'ho mai fatto prima. Non so esattamente cosa possa succedere. Bisogna comunque fissare le campane. Ok. Ma io qua pensavo fosse una sorta di piazza, pensavo. Poi qualcosa lì che fluttuano queste cose. Oh, prendiamo qua così. Expiation Worm. Ma che abbiamo trovato delle cose particolari dei vermi. Pensavo di trovare invece in realtà una boss fight, invece no. Qua ci sono i puni. Ok. Yatta, quindi già finalmente. Oh, parliamo. Ci resta student, ok. Cosa avete creato? Ci sono delle caverne. Ok. Why did you create it? Perché avete creato queste cose? Vabbè, ci sono delle caverne, ma per il momento tralasciamo. Poi andiamo un po' di andare un po' in giro qua quest'oggi. Corre. Ok. Lower note. Vai, coraggio. Mamma mia, come passa la nostra Raiza, la nostra eroina. Ah, si può andare laggiù? Cavolo. Ma si può andare giù di sotto? No, ma si crepa là. Ok. Vai così, l'Indiana Jones. Eccoli là, quegli affari là. Ah no, già, serve per fare. Così, sì, ho capito, ok, io bene così. Vai, che siamo vicini all'obiettivo. Qua non c'è nessuno, bene. Prendiamo un po' tutto, approfittiamone, va.
Quello è il gancio, quegli affari là sono il gancio per passare da un punto all'altro, cavolo. Ok, cerchiamo qua. Moon Messenger, ok, chi è se incazza? Clifford, Clifford se incazza? Ok, bene. Allora, qua poi ci sono le campane, cavolo. Ma non ci si può buttare qua di sotto? Porca pupazza, Devo trovare un modo per andare giù di sotto, prendere sta scalinata. Ma Raiza non si butta giù, no, non ce va giù, no. Cazzarola. Per di qua, no, lì c'è il baratro. Qua una colonna la prendiamo. Sì, vabbè, ho capito. Però da qua no, alla. No, no, qua c'è proprio il baratro più assoluto, vedete, no? Allora, qua... Ah, ok. Andiamo un po' di qua. Ok, di qua la strada. Oppela. No, 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 cazzarola. Vai così, vai così, fatti. Vai, combatti, combatti. E non gli far male, mortacci tua. No, non possiamo utilizzare niente al momento. No, perché... Grande Tao. Ok, bene così, utilizziamo gli edamame per Tao. Vai, vanno a te Tao, coraggio, da 8 passi a 32, vabbè dai. Meglio di niente. Ok, vai, siamo parati. Vai, su coi te, su coi te. Ok, becchi questo così. Brava, batti. Vai così. Ok, vai con le castagnole esplosive. Vai così. Yeah, becchi questo. Becchi di questo. Bambola di roccia. Rock puppet. Che vuoi attaccare? Vai, vai, buttiamo le castagnole esplosive. Vai così, meno 16. Non mi fa tantissimo, però attacchiamo in 3, vai, 3 contro 1, così, così. Vai, dai, attacca, attacca. Vai così, Patti, grandiosa. Bene così, bene così, altra vittoria. E veleggiamo verso il livello 26. Bene, ragazzi. Proseguiamo per di qua. Vabbè, oggi proprio alla scoperta. Oggi della reincarnazione. Non puoi aspettare, vabbè. Cara, che vuoi che ti dica? Ok, passiamo per di qua. Vai, prendi qua, afferra qua. Ok. Oh, 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 oh. C'è qualcosa di satanico là. E vediamo un po'. Maggiormente è scomparso quella ombra nera. Meglio, meglio.
rotte. Ok, c'è qualcosa di rotto. Sembra tipo un'anfora. Dice questo. Vabbè, poi magari si aggiusta, dai. Dice forse questo possiamo utilizzarlo per far suonare le campane. O la campana. Dice, ma sei sicura di volerlo fare, insomma, farle suonare? Non pensi che possa andare qualcosa di sbagliato? Può succedere qualcosa, insomma. Dice, beh, questo è vero, però potrebbe anche essere la chiave per andare avanti. Potrebbe essere comunque qualcosa di importante, far suonare le campane. Dice, mi chiedo se potrebbe andare bene Raiza. Magari potrebbe non... potrebbe non avere tanto senso sta cosa. Dice, cosa pensi, Tao? Dice, vabbè, vorrei credere in Raiza questa volta. Dice sì, per ora, insomma, abbiamo trovato tante cose. Sì, potrebbe avere comunque senso andare a aiutarci il fatto di muoverci, di andare avanti. Sodane, sì, sì, buona idea. Giustamente dice Sodane, sì, hai ragione. Ok, io non so se affrontarla questa... quell'ombra nera, sinceramente, diabolica. Perché potrebbe essere sempre un punto interrogativo. Sta là, buona buona, manco viene avanti, va. Allora, visto un punto tranquillo qua, prendiamo questo. Magic Valley. Ok, ci sono altre rovine qua. Perché poi non c'è manco nessun obiettivo. Ci dobbiamo passare a fianco. Eccola. Ok, non è l'ombra nera. Buoni, buoni. C'è questo portone. Dice, questa è la fine? Dice, ma il sentiero... insomma, più o meno questo qui. Dice, andare avanti. Tao non ce la fa. Dameda, bikto mo shinai. Dice no, non funziona, è troppo pesante. Dice, beh, questo building, dead building, cioè comunque dice, quel, in realtà questo edificio dovrebbe essere qualcosa di interessante. Dice, ma per il momento dobbiamo tornare indietro per ora. Dice sì, dai, insomma è troppo. Oh, ecco Fi, tutti sono spaventati, oddio. Spunta dal nulla. Dice Fi, che ci fai qui? Che fai, lo apre? Dice, lui vuole andare dentro il palazzo? Dice, la struttura palazzo. Dice, Fi, forse ha qualche connessione con le rovine. Potrebbe reagire in qualche modo. Dice, ok, qui c'è veramente qualcosa di definitivo, insomma, definitivamente c'è qualcosa. Dice, Fi, non è che si attiva così per nulla. Dice, però non c'è nessuna cosa che possiamo fare ora, dobbiamo tornare. Dice sì, giusto, insomma, abbiamo
Date uno sguardo qui intorno, dobbiamo vedere se riusciamo ad andare avanti. Però quasi c'è un corridoio, se vedete la mappa. Però non ci fa andare avanti. Poi qua c'è quell'ombra nera che però sta là, buona buona, in realtà non ce ne ha contro. Sì, c'è qualche oggetto da prendere, però io, ragazzi, direi che di tornare, infatti, qui nella capitale. E di tornare all'atelier. Dai, torniamo all'atelier. Sani e salvi. Ok. Dice Raisa, dice, dovrebbe essere a queste parti. Ecco Claudia e Padrino. Sbucano dal muro. Manco bussano così, sbucano come fossero quasi fantasmi, vabbè. Dice Raisa, cosa stai facendo? Dice, stavo cercando qualche ingrediente per fare, per sintetizzare qualche cosa. Ma insomma, ho comunque la testa talmente piena che non riesco a ricordare. Dice, qualcosa che hai veramente bisogno? Dice, non esattamente, ma qualcosa comunque utilizzo sempre, così insomma lo metto via quando è possibile. Dice, io odio stare così, dai, odio chiederlo, ma voi due, dai, venite con me a cercare materiali, a raccogliere materiali. Dice, sì, ok, dai, sono felice di aiutarti. Dice, ok. Dice, ah, voi due siete così carine. Dice, wow, insomma, avevo così desiderio. Dice, Raisa, pensi che vada bene ora? Dice, ah, adesso credo, appunto, riesco a capire la differenza fra ora, queste servono per fare qualche, vengono utilizzate per l'alchimia? Dice, sì, esattamente, insomma, in pochi conosco la vera differenza, anche nella medicina. Dice, bisogna considerare di metterlo nella mia bocca. E penso vorrebbe magari fare qualcosa. E credo, dice, Raisa, sembra, Raisa sembra così felice, insomma, mi chiedo come possa andare con Patrizia. Dice, cosa? Mi sto rendendo ridicola. Claudia, non hai detto? Dice, Claudia, c'è qualcosa? C'è qualcosa? Dice, no, vabbè, insomma, niente di così speciale. Dice, che cosa? E appunto. E sarei lì, mi te. Dice, no, dai, non c'è ragione, insomma. Dice, no, è tranquilla, è tutto bello. Dice, ah, tu stai facendo attenzione ai dettagli qua intorno, perché è la prima volta che ci vieni. Ricordalo la prossima volta. Dice, comunque vi ringrazio, voi due. Dice, no, tranquilla, sono contento di averti aiutata. E ok, allora andiamo un po'. Procediamo un po' per di qua.
e raccogliamo. E poi non so perché siamo qua in campagna, sinceramente non lo so. Non so se c'è qualcosa di particolare proprio. Magari qualche nuova zona, vediamo un po'. Ok, quello là è il fiume. Allora, là mi sa c'era un tesoro. Vedo sulla mappa per di qua. Forgotten Ruins. Ma vediamo un po'. Allora, rieccoci qua. No, siamo ancora qua. No, vabbè, dai. Torniamo all'atelier. Così ci salutiamo. Ok, vediamo un po'. Possiamo fare qualche alchimia? No, qua ci mancano i materiali. Ci mancano una marea di materiali, cazzarola. No, questo siamo a fare i lingotti, vai, ok, facciamo qualche lingotto. Vai, ancora di più. Ancora di più. Sugoi. Qualcosa di giallo. Qualcosa di rosso, direi questo qui. Vai così, oh. Sugoi, tutto bello colorato. Allora, di qua. Proviamo un po' questo. Ok, gli piace, bene così. Finché dice Sugoi, Raiza, siamo felici e contenti, bene. Ok, yatta, bene. Ok, poi Clot, possiamo farlo, ok. Vai così? Ok, bene così. Qua qualcosa di verde. Qua l'ingrediente blu. Vai così, tutto bello colorato. Vai con Sugoi, Sugoi. Qua una pianta rossa. Vai con Stotiglio. Vai così, vai così, cara. Ok. 187, bene. Demolition bomb. Qua tocca fare la bomba quella lì. Mana liquid. Si può fare. Ok, vediamo. Sì, tranquilla, dai. Ancora. Ok, qua rosso. Va con queste castagnole. Vai col cristallo di qua. Cristallo di qua. Oh, va che si è aperto tutto quanto. Qua niente giallo. Va bene, vai così col mana liquido. Ok, eccolo qua. Ok, bene così. Vediamo un po' skill trill. Lo skill tree, scusate, l'albero. 251 ci abbiamo. Eh no, troppi pochi punti al momento, 500, 750. E va bene, ok, andiamo. Sono due del pomeriggio, vabbè, ok. Ma facciamo di fare un riposino, va? E allora, cari giapponesi, eccoci qui nella scheda di titoli di Atelier Raiza 2.
Ovviamente devo ringraziare come sempre la Cockmia Games con cui collaboro, che mi ha fornito il codice per portarlo sul canale. E allora anche questo episodio 40 si chiude qui. Se vi è piaciuto mettete più like possibili, commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguitemi nei vari social, vi prego sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi aspetto sul canale, mi raccomando, se vi iscrivete attivate la campanella per non perdersi un video in uscita qui di Diana. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress all'indirizzo giappogamer.com.blog. E allora dal vostro giappogamer per il momento è tutto, matane! E ai prossimi episodi!